Non ha alternativa alla vittoria, Città di Messina, piombato al terz'ultimo posto in classifica e atteso dalla delicata sfida con la Cireale. Furnari ritrova il Despar Stadium dopo il rientro con una sconfitta a Cittanova, ma deve fare a meno di uomini chiave come Fofana, Costa e Calcagno. Città di Messina subito pericoloso. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, dopo una serie di colpi di testa, la palla arriva nella zona di Cannino, che alza troppo la mira di testa. Risponde la Cireale con uno slalom centrale di Manfré, chiuso con un destro potente da fuori, che Paderniti blocca a terra in due tempi. Protestano poi gli ospiti per un contatto in aria sugli sviluppi di un corner tra Fragapane e Gambuzza. L'arbitro lascia correre. Al 17° Cangemi allarga sulla sinistra, velo di Galesio per l'inserimento di Fragapane, il cui diagonale è respinto dal portiere in tuffo. Arriva sulla sfera ancora Cangemi, ma il suo tiro si spegne sull'esterno della rete. Tiene bene il campo il Città di Messina e 5 minuti dopo ha la grande chance per sbloccare il risultato. Ancora Fragapane protagonista, sfrutta un lancio alle retrovie, punta Iannò, lo salta e viene steso. È rigore, ma Cangemi si inventa uno sconsiderato cucchiaio che si stampa sulla traversa. L'errore condiziona il finale del tempo del Città di Messina e la Cireale trova anche la via del gol, ma le reti di Talotta e Raucci sono annullate per fuorigioco. La ripresa scatta senza emozioni di rilievo, ma al 64° il Città sblocca il punteggio. Rimessa laterale da sinistra, uscita avventata di Biondi e Nicosia trova un pallonetto sporco che si insacca superando anche l'allungo di testa di Raucci. Passano 5 minuti ed è Ferraù a provarci con una punizione mancina che termina alta. Brivido accese poi all'82°. Il cross di Madonia smarca tre uomini in aria, tocca in spaccata Manfrellotti, ma Paterniti salva ritrovandosi la sfera tra le mani. La Cireale spinge la ricerca del pareggio, ma al 90° il Città sigla il 2-0. Bonamonte per Santoro, destro in diagonale che bacia il palo interno. Campanaro salva, ma per l'arbitro la palla ha superato interamente la linea di porta. Ed è 2-0 per la grande festa giallorossa. È l'episodio che chiude la contesa. Il Città di Messina guadagna una posizione in classifica e può anche esultare per il mezzo passo falso della rotonda, che resta a distanza di sicurezza.